al St. Jakob Park di Basilea, sede della finale di Europa League 2016. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Bel pallone. La difesa fa il suo, allontana la palla. Zielinski. Palla in profondità sulla fascia, è libero. Da lì può concludere. Allan, e c'è il gol del Napoli. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Zielinski se ne va. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Zielinski prova il filtrante. Berardi, cross di Berardi. Cerca spazio, bella apertura, il portiere la calcia lontano. Intervento al limite, non mi è sembrato regolare. Ottima, l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. L'arbitro va a dirgli due parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Barriera piuttosto folta. Il portiere avversario sa benissimo che se gli lasciano un minimo spazio può essere micidiale. Palla allontanata senza troppi complimenti. Arriva Payne, cerca cross in mezzo.
spazza via. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E passa. Segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Berardi recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Vuole la profondità. Zielinski cerca la profondità sulla fascia. Berardi. C'è fallo. L'arbitro si avvicina per postarci il cartellino che infatti arriva. Giallo. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è costato caro. Sembra infortunato. Se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Si riparte per il secondo. Ci sono ancora 45 minuti per recuperare lo svantaggio. Zielinski effettua un cross dalla tre quarti, passaggio sulla destra, cerca di superare la difesa con questo pallone lungo, è riuscito a passare. Bale allarga il gioco sulle fasce. Jorginho, Allan, Kousi Goulam, prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. L'avversario, dunque punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui.
fisico e conquista il pallone. Buona la profondità. C'è la casetta. Conclusione. Gol! Rete importantissima. Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. E ha avuto subito un grande impatto. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Occhio, può andare. Bello questo duello. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Attenzione all'arbitro che sta al cartellino. Giallo, è giallo. Jorginho. Ci mette il piede e conquista il pallone. Così Gulano. Manolo Gabbiadini. E corner. Jorginho prova la verticalizzazione. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Si libera la grande. Bale. Ottimo disimpegno, fondamentale. Callejon. Riceve in ottima posizione. Reina allontana. Il Napoli non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Callejon. C'è il cross. Allan. Zielinski. Ottimo intervento. Il tempo sta per scadere. Devono darsi una mossa. Jorginho. Il recupero è quasi finito. Presto arriverà il fischio dell'arbitro. Pressione la sua, palla recuperata. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Un pareggio in casa.
ovviamente al ritorno ci sarà bisogno di una grande prestazione per passare il turno. Entrambe le squadre si sono giocate la gara, secondo le loro cose terminano anche gli episodi. Oggi è andata così.